Eccoci cari amici, buongiorno. È con grande gioia che siamo in compagnia di tre vescovi, tutti del nord, tutti della zona da dove viene il nostro vescovo, il nostro arcivescovo, padre Franco. Ecco, e volevo soprattutto presentarvi il vescovo di Alba, che ha consacrato vescovo il nostro arcivescovo. Esatto, no? Sì. Ecco. E poi lui presenterà gli altri suoi due confratelli. Sì, torno sempre volentieri qui a San Giovanni Rotondo, in questo giorno, in un pellegrinaggio un po' veloce ma intenso, sono con me il carissimo Don Marco, arcivescovo di Vercelli, e Don Piero, vescovo di Cuneo e Fossano. Siamo tutti e tre del Piemonte e originari della diocesi di Torino. Loro non conoscevano ancora bene questi luoghi santi di Padre Pio e quindi io li ho accompagnati perché ho un certo legame con questo luogo. Io sono venuto tante volte anche da prete, mia mamma è originaria dalla Puglia, quindi c'era un po' un certo legame, ma poi questa cosa si è un po' intensificata perché la provvidenza ha voluto, nonostante la mia pochezza, che diventassi vescovo ad Alba, dove è originario l'arcivescovo Moscone, e quindi ho avuto la grazia e l'onore, no? Anche se indegnamente, di ordinarlo vescovo, e questo ha intensificato un po' questi rapporti con San Giovanni Rotondo. Ma credo che questo sia un luogo di spiritualità importante, tra l'altro ben animato e gestito dai frati cappuccini, e io ho anche una buona impressione di quella che è la rete dei gruppi di preghiera di Padre Pio, ecco, che un po' è presente in tutte le nostre diocesi, nella mia ma anche nelle loro, e penso che sia un modo bello per pregare. Le intenzioni non mancano in questo momento difficile della nostra storia, e quindi siamo anche noi qui, e fra poco celebreremo l'Eucarestia, proprio per affidare anche all'intercessione di San Pio tutte le esigenze di questo mondo, in particolare la pace di cui abbiamo tanto bisogno. Grazie. Che bello, grazie. E diceva proprio che è la provvidenza, no? E noi veramente vi ringraziamo perché ci avete mandato il nostro arcivescovo. Ha mandato il padre, Non siamo noi. Non siamo noi. Va bene, siamo avete collaborato, no? Perché lui è originario della vostra diocesi, sì, no? Sì, mi dicevate che conoscete la famiglia, la mamma. Certo. Ci fa tanto piacere. Grazie. E diciamo che veramente è l'uomo della provvidenza per questo tempo. Siamo con te. Ecco, e noi vi assicuriamo la nostra preghiera, vicinanza. Grazie. E ci auguriamo che tornate presto. Volentieri. Con i nostri pellegrini. Con i pellegrini. Grazie. Noi soprattutto Cuneo là insomma erano tanto presenti insomma nei tempi passati, dei bei gruppi. Sì, perché avevamo un convento di frati, ecco. Erano dei frati minori che erano in un santuario. Sì. E poi adesso sono andati via e abbiamo altri padri di una congregazione che viene dall'India, e si è un po' affievolito questo rapporto con Padre Pio, ma io ero curioso perché non ero mai stato in questi luoghi. E per me è tutta una scoperta, bella, soprattutto quello che lei ci ha fatto vedere nella parte antica del vostro monastero, ecco. Il vedere la sobrietà come è vissuto Padre Pio è certamente qualche cosa di grande, che è un richiamo per tutti. Ci fa piacere e, ripeto, ci auguriamo di rivederci. Grazie. Anche con Vercelli io ho una diocesi madre del Piemonte. Sì, ma è anche perché io ho conosciuto in Africa le suore. Suor Teresa mi diceva. Suor Teresa e le suore, suore di Sant'Antida. Sant'Antida, che erano veramente delle mamme per noi in Africa. Quindi ecco, ho detto di salutarle. Sicuro. Ecco, e quindi vediamo pure gli altri di Vercelli, è vero? Grazie, sicuramente, perché conservo. Conserverò la memoria di un'esperienza molto bella che abbiamo vissuto in questi giorni. Ci siamo concessi tre giorni di riposo. Non è facile per i vescovi lasciare. Ma di riposo per lo spirito questo. Ci vuole. Ci vuole. Però vogliamo dare anche il buon esempio ai nostri preti, perché anche loro devono prendersi dei tempi per loro di riposo e di preghiera, perché altrimenti ci facciamo sopraffare. Ma difatti bisogna riempirsi per donare. Certo. Ecco. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie.